Buongiorno e ben ritrovati alla prima edizione del giorno del TG Flash di New Sicilia. Alla Humanity 1, che sta entrando nelle acque territoriali davanti a Catania, viene imposto di fermarsi in rada e potrà permanere lì per vedere le emergenze di carattere sanitario. Ci faremo carico di tutte le persone che hanno bisogno, come le donne incinte o i bambini. Rispettiamo le persone e le esigenze umanitarie, ma all'esito della verifica le persone che non rientrano dovranno rimanere a bordo e tornare in acque internazionali. Arriva dopo il Consiglio dei Ministri il primo provvedimento interministeriale sulle navi ONG e a parlare è il Ministro dell'Interno, che ribadisce la necessità che i paesi di bandiera delle navi delle ONG si facciano carico di chi è a bordo. E ora ci spostiamo a Taormina, dove i carabinieri hanno denunciato in stato di libertà due persone poiché ritenute responsabili di incendio boschivo. In particolare, nel mese di ottobre un incendio di natura dolosa aveva distrutto circa 2 ettari di macchia mediterranea in contrada Piano Notaro, nel comune di Roccella Valdevano. Le indagini avevano portato i carabinieri a concentrare da subito la loro attenzione su un veicolo che era stato notato allontanarsi dal luogo dell'incendio qualche istante prima del divampare delle fiamme. Il veicolo con a bordo 2 persone è stato rintracciato poco dopo con un bidoncino contenente del liquido infiammabile e 2 accendini. I 2 sono stati denunciati in stato di libertà per il reato di incendio boschivo. Andiamo nel Messinese, dove i carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato un 23enne originario di Gioiosa Marea, già noto alle forze dell'ordine. I militari hanno sorpreso l'uomo, che era agli arresti domiciliari in un villaggio turistico, per il reato di maltrattamenti in famiglia fuori dal suo appartamento e all'interno della reception, in possesso della somma di 120 euro in banconote di vario taglio rubate dalla cassa della struttura ricettiva. Il 23enne è stato arrestato per evasione e furto aggravato. E chiudiamo con il caro energia. Proprio su questo tema si è svolto un meeting a Palermo organizzato dalla CISL, che ha messo in campo una serie di proposte con l'obiettivo di contribuire a portare la Sicilia fuori dal tunnel in cui la guerra in Ucraina ci ha condotti per via dell'aumento esponenziale dei prezzi che sta mettendo in ginocchio famiglie e imprese siciliane. Al neogovernatore Schifani chiediamo di costituire un tavolo di crisi che mette in campo una task force capace di fronteggiare l'emergenza a 360 gradi, dice il segretario CISL Sicilia, Sebastiano Cappuccio. È tutto per questa edizione, il TG Flash ritorna alle ore 12 con nuovi aggiornamenti. A più tardi. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.